Settimana europea della mobilità sostenibile si conclude con il World Car Free Day, un giorno senza auto tra sogno o possibilità. Strage della Lanterna Azzurra, nuovo filone d'inchiesta, si indaga anche sulla commissione del 2014 che rilasciò i permessi. Quali saranno le famiglie del futuro? Quali orizzonti ci sono per uno dei capisaldi della nostra società? San Benedetto del Tronto, sicurezza e legalità garantite dalla presenza degli uomini dello Stato. Buongiorno, benvenuti e bentrovati per questa prima edizione di All News. Iniziamo dalla cronaca. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri pomeriggio alle 18.30 circa in località Montecamauro nel comune di Campofilone, fermo per un incendio che ha coinvolto diverse rotoballe stivate all'interno di un fienile in aperta campagna. La squadra di fermo, intervenuta con due autobotti, ha provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l'area dell'intervento. Non si segnalano persone coinvolte e stanno continuando anche i monitoraggi dell'area interessata dal rogo. Incidente in A14 poco dopo le 21 di ieri in corsia sud in A14, dove un'auto si è ribaltata dopo aver urtato un autobus all'altezza dell'uscita di San Benedetto del Tronto e dopo essere rimbalzata sulle barriere. Si indaga sulla dinamica, però forse l'asfalto reso viscido dalla pioggia potrebbe essere stato una concausa. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, la polizia autostradale, nessuna conseguenza fisica per gli occupanti dei mezzi. Nell'auto c'erano un uomo e una donna e nemmeno per quelli dell'autobus. Sul posto anche i vigili del fuoco di San Benedetto, che hanno messo in sicurezza l'intera area del sinistro, e gli addetti al soccorso stradale per la rimozione dei mezzi e i detriti dell'incidente. Nessun disagio notevole per la circolazione autostradale. Bene, e quella che si sta per concludere è stata la settimana europea della mobilità sostenibile, tante le iniziative quasi in tutte le città, un tema molto trasversale che coinvolge non solo cittadini ma anche le istituzioni. Ieri a Fano c'è stata una bella iniziativa a scopo ovviamente dimostrativo, ma che ha coinvolto aziende produttive e anche l'amministrazione e perché no i lavoratori. Guardiamo di che si tratta. Andare al lavoro in bici si può fare, anzi si dovrebbe, meglio ancora si deve. Sì, perché sono tante le prerogative favorevoli di questa condizione. Decongestionare il traffico, migliorare l'aria dei nostri contesti urbani, essere un po' più eco-friendly. Certo, ci vogliono contesti urbani favorevoli, condizioni e distanze da casa al luogo di lavoro proponibili. Impensabile di routine fare una tappa del Giro delle Fiandre ogni giorno della settimana. Orari anche flessibili e aziende soprattutto con una mission certamente green ed ecosostenibile. Inoltre, non a tutti i lavoratori, poi questo privilegio può essere applicato, ma non è poi così utopico il concetto. Ed è stato dimostrato in questi giorni in cui si è vissuta la settimana europea della mobilità a Fano, dove alcune aziende residenti nella zona industriale della città, a una mezz'ora circa di pedalata dal centro, hanno organizzato un trasferimento su due ruote con i propri dipendenti dal cuore della città ai cancelli delle aziende. Detto fatto, soddisfazione da ogni parte questa esperienza formativa e lavorativa. Il lavoro che facciamo lo orientiamo molto alla transizione ecologica e soprattutto del settore energetico nel quale lavoriamo. Quindi questi due giorni in cui abbiamo partecipato alla settimana della mobilità sostenibile insieme al Comune è un ritrovarsi in realtà, perché già l'anno scorso abbiamo fatto la stessa cosa, quest'anno abbiamo preso meglio le misure, abbiamo rilanciato e effettivamente sono stati due giorni interessanti. Città più leggere, più, no? Chiamiamole così, sono possibili, non è un'utopia? Ma sembra un po' un'utopia, diciamo che per condensare tutti i contenuti di questi due giorni potremmo utilizzare uno slogan: più autobus, più biciclette e meno automobili sulle strade.
Ovviamente le associazioni delle due ruote non possono che applaudire a questo New Deal della mobilità. Per loro dovrebbe essere la norma, ovviamente tutto in sicurezza e grazie anche alle nuove norme del codice della strada, che tutelino i cosiddetti utenti deboli. Il nostro impegno è sempre per cercare di incentivare l'uso della bici. Quello che è importante però è sempre non perdere di vista il discorso della sicurezza, perché a volte no, si dice ma voi dovete fare anche di più per incentivare la gente a usare la bici. Questo è vero, ma noi lo facciamo tante iniziative anche per fare delle pedalate in compagnia con gli iscritti, anche non iscritti. Il problema appunto è quello della sicurezza. Noi purtroppo siamo sempre dietro anche a pungolare l'amministrazione perché faccia delle ciclabili, ma soprattutto le faccia in maniera sicura, dove praticamente anche possono portare anche i bambini per andare a scuola. Bene, il 22 di settembre ogni anno, ultimo giorno della settimana europea della mobilità, si celebra la giornata mondiale senza auto, il World Car Free Day, un giorno intero dedicato alla sensibilità dei cittadini sull'importanza di ridurre l'impatto del traffico automobilistico nelle nostre città. E per questa occasione abbiamo anche sentito proprio il parere di chi le due ruote la adopera. Sarebbe una bella, come dire, abitudine, poi soprattutto perché se, adesso non tutti chiaramente potrebbero usare la bicicletta in alternativa della macchina, però come spesso diciamo, in città come Fano, dove hanno una zona lavorativa vicino al centro che si possa raggiungere facilmente, soprattutto in pianura, penso che sia un sacrificio che potremmo fare tutti benissimo, anche perché faremo un bene a noi stessi e agli altri. È una bellissima esperienza, fattibile, chiaramente potenziando dovutamente le arterie ciclabili con un occhio anche alla sicurezza del ciclista. Ma una città senza auto è ipotizzabile secondo voi? Ma dipende, sì, perché no? Perché no, riduciamo lo smog, due cose in una e la salute. Certo, stiamo tutti meglio, no? Tutti più felici al lavoro e poi a colazione la mattina. Ma una città senza auto è possibile? Allora, secondo me no. Io non sono mai per gli estremi. È possibile, certo, una città con meno auto in circolazione. Noi oggi abbiamo fatto comunque un chilometraggio sui 6-7 chilometri, dimostrando che è possibile farlo anche recandosi al lavoro. Ci sono due terzi degli spostamenti in auto che sono addirittura inferiori ai 3 chilometri, quindi secondo me bisogna mettersi in gioco, organizzarsi, capire che ci sono alternative e benvengano queste iniziative. Cambiamo argomento, parliamo di sicurezza, gli uomini dello Stato e la loro presenza sono sempre sinonimo di legalità e naturalmente al servizio dei cittadini. Ci parla di questo Manuela Cermignani. La sicurezza e l'educazione alla legalità sono valori fondamentali per garantire un'efficace presenza da parte delle forze dell'ordine sul territorio e affrontare nel miglior modo possibile quegli episodi sporadici per quanto riguarda il nostro territorio di cronaca che anche nella stagione estiva possono aumentare a causa dei numeri. Sono importanti da analizzare i diversi fattori. La tutela in primis e la sicurezza dei cittadini e dei turisti vanno di pari passo anche nei confronti degli stessi agenti. L'efficacia della operatività e la garanzia della sicurezza di fatto sono sicuramente il prodotto di un'autentica collaborazione sinergica fra le parti e di una educazione alla legalità che parte dallo stesso cittadino. Ci sono stati dei fatti quest'estate qui sul territorio, in particolare della Riviera e un po' in tutta la provincia, si parla di alcune risse, alcune aggressioni che si sono oggettivamente verificate, ma c'è stata una pronta risposta per quanto concerne delle forze dell'ordine e della polizia, in alcuni casi a danno dei diritti dei poliziotti, perché ovviamente c'è una presenza di organico che non è in grado di sopperire a tutte le esigenze che esprime il territorio, di cui necessita il territorio. Per cui noi come sindacato di polizia chiediamo assolutamente che vi siano degli investimenti per quanto concerne le risorse umane, quindi il potenziamento dell'organico, potenziamento dei mezzi
delle strutture, si sta lavorando ad esempio per il nuovo commissariato in fase di definizione, il nuovo commissariato qui in San Benedetto del Tronto e anche per la nuova struttura della questura di Ascoli Piceno e per nuovi strumenti normativi affinché si abbia la possibilità di garantire una certezza della pena e non una certezza dell'impunità. Possiamo dire che la Riviera delle Palme è sicura? Possiamo dire che la Riviera delle Palme è sicura, come ripeto, in alcuni casi a danno dei diritti dei poliziotti, quindi perché ovviamente le necessità del territorio impongono un aumento di organico per presidiare al meglio il territorio, l'aspetto prevenzione generale e di conseguenza per dare migliore efficienza operativa, allo stesso tempo avere la possibilità di perseguire gli autori dei reati. Sviluppi sul fronte giudiziario per la strage della Lanterna Azzurra a Corinaldo, dove la notte tra il 7 e l'8 dicembre del 2018 morirono nella calca scatenatasi per lo spray urticante spruzzato nell'aria a scopo di rapina 5 adolescenti ed una mamma di 39 anni. Un nuovo fascicolo, che prenderà una sua via autonoma, è stato aperto a seguito della modifica del capo di imputazione. Sarebbe indagata anche la commissione di vigilanza del 2014 che rilasciò la licenza di agibilità del locale e non solo quella del 2017, quindi ben prima che i fatti tragici si verificassero. La novità è stata palesata ieri nel corso del processo bis, il cosiddetto filone amministrativo, che si sta tenendo ad Ancona. L'ipotesi di reato è il disastro colposo e l'omicidio colposo plurimo, come per gli altri della commissione del 2017. La tesi accusatoria da dover dimostrare è che i permessi avviati dalla commissione del 2017 potevano essere già viziati nella loro procedura dalla commissione precedente, quella appunto del 2014. Allora, riprendiamo il tema della settimana che ci ha accompagnato in tutti questi giorni da lunedì, che è quello della famiglia, come ormai sapete. E a proposito di questo tema, Camilla Cataldo ha voluto scandagliare, fare un salto in avanti. Quale sarà la famiglia del futuro? Sentiamo. La Costituzione definisce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, ma i tempi sono parecchio cambiati. È fortemente diminuito il numero dei figli, tante famiglie sono formate solo dalla coppia di coniugi, non si sposano in tanti, si convive. È aumentato il numero dei single e sono in crescita i matrimoni tra persone di diversa etnia. Nel 2021 in Italia il 33,2% delle persone vive da solo. I singles hanno superato le coppie con figli, che costituiscono ormai solo il 31,2% delle famiglie. Quelle unipersonali stanno arrivando a una su tre del totale. Si passa da 25,2 milioni di famiglie nel 2021 a 26,2 nel 2040, ma con un numero medio di componenti in calo, da 2,3 a 2,1. Le coppie con figli, che oggi rappresentano un terzo delle famiglie totali, nel non lontano 2040 potrebbero arrivare a rappresentarne solo un quarto. Le coppie senza figli aumenterebbero dal 19,8 al 21,6%. Se queste tendenze continuassero con la stessa intensità anche oltre il 2040, le coppie senza prole potrebbero numericamente sorpassare quelle con figli entro il 2045. Tra 20 anni avremo quasi 2 milioni in più di nonni, con almeno 80 anni, mentre i supercentenari triplicheranno, raggiungendo quota 58.400 unità. Le conseguenze? Preoccupanti. Dalla sostenibilità dell'attuale sistema pensionistico, chi pagherà le pensioni se ci sono pochi figli, all'ingiustizia sociale per il carico di spese sostenute dalle famiglie con figli rispetto a quelle senza. Dal debito demografico nei confronti delle generazioni future all'emergenza degli anziani che vivono soli. Tra le persone sole di 65 anni e più ci sarà un aumento di 1,2 milioni di donne, più 38%, e di oltre 621.000 uomini, più 54%. Ed ora spostiamoci a Loreto, dove questa mattina è arrivato il riconoscimento agli uomini e alle donne della Protezione Civile nella giornata a loro dedicata. Un esercito di volontari preziosissimi al servizio dei marchigiani. Era lì per noi a documentare l'avvenimento, ma non li tascocco. Stanno lasciando il piazzale della Madonna di Loreto, dove si è appena
conclusa la cerimonia solenne officiata dal Vescovo, Monsignor Dalcin. Sono gli uomini e le donne della protezione civile, ma di tutti i corpi di volontariato. Ora ci sarà un momento convegnistico toccante la preghiera del volontario ed è stata una mattinata all'insegna delle emozioni e soprattutto del giusto riconoscimento a queste persone che fanno tanto in maniera gratuita e volontaria per tutti. Assessore, ha parlato di emozioni, perché indossare una divisa è già un impegno, farlo in maniera volontaria è ancora un'altra cosa e sappiamo quanto nelle Marche di queste persone ce n'è bisogno. Io ho parlato di emozione perché sinceramente davanti a una piazza, la piazza di Loreto, ovviamente, che è già di per sé un luogo simbolo per tutta la nostra nazione e anche a livello mondiale, ma poi vederla gremita di volontari, di tutti i mezzi, delle tante associazioni di volontariato, di protezione civile e anche di altre associazioni, è stata veramente un'emozione portare questo saluto. E ho voluto proprio fare questa distinzione. Ho detto che operare in ogni settore è sempre difficile, tutti i lavori sono egualmente onorevoli e tutti egualmente difficili a secondo delle varie attività che si portano avanti, però operare con una divisa addosso è sempre molto più delicato, e come lo fanno, inutile dirlo, nei momenti poi più difficili per gli altri, durante le situazioni di pericolo, durante le situazioni di disastri anche ambientali, se penso all'alluvione che ci ha toccati anche lo scorso anno. Non dovremo mai finire di ringraziarle queste persone e dovremo sempre comunque incoraggiarle ad andare avanti ed incoraggiare altri ad unirsi a loro. Ed ora andiamo ad Ancona, al cimitero delle Tavernelle, dove si potrà rivisitare una chiesa chiusa da decenni per lavori di ristrutturazione. La chiesa è una chiesa storica, quella del cimitero di Tavernelle, posta all'ingresso principale, un punto anche che riguarda famiglie e frequentatori del cimitero, monumentale nel centro storico. Il servizio di Claudio Comirato. Dopo qualche decennio, Ancona ritrova l'ex chiesa del cimitero delle Tavernelle, i cui lavori di ristrutturazione sono stati ultimati in questi giorni. Un complesso storico che si trova all'ingresso principale del cimitero, nella zona definita monumentale. Lavori che sono andati avanti per oltre 2 anni e che hanno interessato anche la cancellata che di fatto delimita l'intera area monumentale. Consolidati i muri, è stato rifatto il tetto, così come si è provveduto al risanamento delle pareti interne, dove non mancano delle lapidi. Da qui a qualche mese potrebbero finire i lavori di ristrutturazione anche del Famedio, altro complesso storico a forma circolare, dove sono stati investiti oltre 600.000 euro. Cantiere che in realtà avrebbe dovuto chiudere i battenti a fine luglio, ma qualcosa non è andato per il verso giusto, dato che gli operai sono ancora all'opera. Famedio, che nella sua parte esterna ospita ex sindaci, ma anche i tanti personaggi illustri che hanno contribuito alla crescita della città di Ancona. E adesso parliamo anche degli spettacoli che ci sono nelle Marche. Abbiamo preparato un'infografica che adesso vi proponiamo e con i quali andiamo a scandagliare quelli che sono gli spettacoli principali. Andiamo a Marotta, Piano Marina, dove dal 23 al 24 settembre si tiene il Country Fest. Poi a Fabriano ci sarà un'altra festa, Oktoberfest, Parco Regina Margherita, a Petriolo, in centro storico, Tempo di Leggere, e a Grotta Zolina, Piazza Umberto I, Festa del Baccalà. A Folignano invece, Ascoli Piceno, Villa Pigna, una rappresentazione della Traviata. Bene, queste le notizie principali di oggi quindi. La settimana europea della mobilità sostenibile si conclude con il World Car Free Day, un giorno senza auto tra sogno o possibilità. Strage della Lanterna Azzurra, nuovo filone d'inchiesta, si indaga anche sulla commissione del 2014 che rilasciò i permessi. Quali saranno le famiglie del futuro? Quali orizzonti ci sono per uno dei capisaldi della nostra società?
San Benedetto del Tronto, sicurezza e legalità garantite dalla presenza degli uomini dello Stato. Siamo arrivati in fondo a questa edizione, grazie per averci seguito. Dopo la sigla Il Meteo e quindi l'informazione, torna questa sera alle 20:15. Arrivederci. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, cieli coperti con scrosci di pioggia intermittenti. In montagna, cieli coperti con scrosci di pioggia intermittenti. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cieli coperti con scrosci di pioggia intermittenti. In montagna, cieli coperti con scrosci di pioggia intermittenti. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita.